Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Io Risparmio. Oggi ritorniamo a fare le interviste del secolo. Oggi è una persona che molti sicuramente non si aspettano, perché lo vedono sempre su un altro canale di un tipo, adesso non diciamo di chi è, di un'altra persona. Ciao Daniele, come va? Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Tutto bene, Pasquale, tutto a posto. Come dicono a Roma, oh, come si butta, come debutta, oh. A posto. Allora, oggi parliamo con te perché vorrei capire un attimino, conoscerti meglio, perché abbiamo parlato parecchie volte al di fuori, diciamo, al di là della camera, abbiamo parlato parecchie volte, ti ho conosciuto anche tramite Domenico, però effettivamente il grande pubblico di YouTube ti conosce poco perché, diciamo, su YouTube, e poi ne parliamo dopo, non stai ancora ingranando tanto tue altre attività. Per cui, prima di partire appunto e partire con l'intervista vera e propria, perché non mi racconti chi sei, da dove vieni e dove vuoi andare? Ok, allora, salve a tutti. Niente, Pasquale. Allora, io, come hai detto, vengo da Roma, sono un ragazzo in realtà di campagna, sono fuori di Roma, vicino ai Castelli Romani, e niente, ho 20 anni e direi che bisognerebbe partire dalle superiori, perché io sono stato, ho fatto il liceo economico-sociale, per chi non lo sapesse è una variante del liceo delle scienze umane, dove la materia di indirizzo, la seconda materia di indirizzo era diritto ed economia. Da lì è partito tutto perché cominci a comprendere delle cose che veramente non ti aspettavi. Io ho sempre piaciuta diritto e economia, soprattutto dal terzo in poi, perché imparavo un po' come funzionava il mondo. Avevo anche studiato finanza, però finanza non mi piaceva, devo essere sincero, all'inizio, ma perché non la capivo. Quindi la prima volta che ho sentito parlare di azioni ho detto, bah, questa materia non la guarderò mai, e poi invece mi ritrovo così. Comunque, mi piaceva molto diritto ed economia e da lì ho deciso devo fare qualcosa in quest'ambito e ho deciso di studiare, di andare all'università, alla Triennale alla Sapienza di Relazioni Internazionali. Mi sono laureato a giugno ormai, quindi da poco, però devo ammettere che l'università non mi ha dato quello che mi aspettavo. Io sono stato una di quelle persone deluse un po' dal sistema universitario, non perché non sia valido, ma perché non mi ha dato quel in più, sai, no? Quella cosa in più, quella marcia in più che dovrebbe darti un'università. Anche se ho studiato delle materie molto interessanti come storia delle dottrine politiche e soprattutto geopolitica. Geopolitica, per chi non la conoscesse, che sembra una materia pallosissima, in realtà no, è molto bella, cerca di studiare un po' la politica nel mondo e come si comporta il mondo in un determinato contesto storico. E mi piace perché ha un concetto basilare, ovvero cerca di riassumere concettualmente dei fenomeni altamente complessi, riassumerli in un indirizzo più o meno logico per cercare di capire verso dove va il mondo. Esempio banalissimo, Trump ha dei problemi con la Cina, cerchiamo di spiegarlo perché, anche se è un fenomeno complessissimo che c'è dietro, che è derivata tutta quanta una serie di fattori sia economici che politici. E quindi da lì mi ha cominciato a piacere un po' la politica in senso più trasversale possibile. Io ho sempre seguito argomenti di politica da quando sono bambino, sono sempre stato molto attivo da questo fronte, però l'università non mi ha dato quello che mi aspettavo. Da qui ho cominciato un po' a guardarmi intorno e a cercare di vedere che cosa potessi fare in generale, premessa io già dal primo anno dell'università. E volevo vedere qualcosa su come poteva muoversi il mondo, cercavo di comprendere, io passo moltissimo tempo a cercare di capire come si sta muovendo il mondo, verso che cosa, verso dove si sta dirigendo e come cambierà, soprattutto perché in un paese come il nostro, che ci raccontiamo una storia che ho scoperto essere praticamente falsa rispetto a tutto il resto del mondo, ovvero una sorta di retaggio culturale derivante da un periodo precedente che ormai non esiste più, ma che ormai i genitori, i nonni sono tutti quanti permeati perché era la realtà di 30 anni fa. E dunque io mi sono ritrovato qui, vivevo in un mondo di bugie che non esisteva. E da lì ho cominciato a scoprire un po' le cose, ho cominciato a capire come funzionava il mondo. E tutto questo vapore lo devo spiegare perché è alla base di quello che ho deciso di fare nella vita. Premessa, io ho lavorato diverse volte, ho lavorato da solo facendo qualche lavoretto, ho lavorato all'interno di un parco di divertimenti e mi ha dato una mazzata perché anche quello non mi era piaciuto perché mi sono ritrovato, ed è per me l'essenza del lavoro, anche se lo so che non è per tutti così, che il dipendente viene semplicemente utilizzato per lavorare senza possibilità di fare un salto di niente, praticamente al di là del salto all'interno della società, della sua scala all'interno del lavoro, ma si ritrova sempre lì. E
E quindi tu ti ritrovi a dire no, io non voglio fare questa modalità perché non mi dà delle prospettive future. Okay. Anche qui io ho una grandissima sfiducia per il futuro. Io sono una di quelle persone più pessimiste che probabilmente potrei incontrare. Non ho fiducia in nulla, non ho fiducia nello Stato, non ho fiducia nella politica, non ho fiducia nemmeno nel sistema pensionistico, per fare un esempio. Non ho, ho veramente scarse aspettative. Però perché questo è comodo? Perché mi ha spronato, una volta preso atto del fatto che il mondo molto probabilmente andrà a rotoli, o almeno il mondo come lo conosciamo non esisterà più fra poco, per tutta una serie di motivi, ad esempio la rivoluzione tecnologica, la robotica, il mondo del lavoro che sia nei settori non specializzati, poi se poi ne parliamo lo approfondiamo, nei settori non specializzati ma anche in quelli più specializzati, tipo un dottore potrà essere sostituito a breve e neanche se ne sta ponendo quel problema. Quindi, preso atto di questo, ho cercato di capire che cosa fare e la soluzione è stata banalmente avviare una tua attività. Okay. Ho cominciato a guardare un po' su internet quale potesse essere una mia attività, una buona attività da poter fare, e mi sono ritrovato con i video, i soliti video, guadagna 1000 euro al mese, guadagna 2000 euro al mese, così senza fare niente, tra le varie cose, un video che di una persona che poi in realtà ho scoperto alla fine essere un guru, ma io non conoscevo pure ai tempi, che parlava di Amazon FBA. Amazon FBA, sinteticamente, per quelle persone che non lo conoscessero, non è altro che la vendita, nel senso più generale possibile, la vendita di un tuo prodotto all'interno del magazzino di Amazon. Perché Amazon, per distribuire i suoi prodotti in un giorno con il Prime, ha creato una sorta di magazzini, una rete di magazzini posta a livello territoriale su tutta quanta l'Italia e tutto il mondo, dove tu puoi mettere i tuoi prodotti e se li metti i tuoi prodotti hanno una rete di distribuzione talmente efficiente che il giorno dopo ti arriva. Questo meccanismo può essere utilizzato anche da venditori di terze parti, come per esempio chi utilizza il settore di Amazon FBA. Questa è proprio la linearità, poi da lì tutta quanta un'altra serie di cose, dove prendere i prodotti, che cosa vendere, come vendere, eccetera. Mi sono deciso, ho detto no, lo faccio, voglio farlo, voglio provare a fare questa cosa, ho investito metà praticamente dei risparmi che avevo dalla prima media, e non è andata all'inizio bene perché avevo cambiato il prodotto. Io ho premesso, non ho comprato un corso, non ho comprato niente, ho detto no, voglio provare a farlo da solo. Mi sono messo lì per 2 mesi a scoprire roba su YouTube su come funzionava questo business e è andato male all'inizio. Il primo prodotto è andato male, il secondo prodotto è andato male, intanto buttavo soldi, fino a che ho cominciato a una volta, due volte, tre volte a riuscire ad ingranare. Il problema è che adesso è abbastanza stabile come modello, quindi io continuo a fare questo, che è il mio primo business, è quello che è riuscito ad arrivare al mio obiettivo, che poi vi spiego. Il problema di questo però è che io ho fatto anche una tesi che parlava proprio di quanto Amazon disse di problemi ai venditori, perché Amazon si trova in una posizione dove tu devi sottostare alle sue regole, perché tanto Amazon c'ha i suoi clienti, quindi tu non puoi fare niente. Okay. Se non stare su Amazon è sottostare, ed è sempre una piattaforma privata che può in essere tanti problemi. E io mi cominciavo a chiedere, ok, ma se fallisce Amazon, puta caso, oppure se Amazon impazzisce e non vuole più che vende prodotti, molto più probabile, uh-huh. E succede, a me, e se la concorrenza mi rovina i prodotti e poi me li riporta nel magazzino, e mi è successo. Quindi, che cosa fare? Creare una seconda fonte di entrata. Ti comincio a pensare, magari potrei creare un secondo progetto, tanto Amazon diciamo che più o meno occupa del tempo, ma non relativamente, cioè posso dedicarmi a questo, tanto ho deciso che non farò l'università, non continuerò l'università, se mi devo mettere in gioco, metto in gioco bene. Okay. E da qui comincio a studiare un po' come funzionano gli investimenti, comincio a seguire i classici su YouTube Italia, fino ad approfondire, poi conoscere Domenico e un canale un po' più di nicchia. Okay. E cominci a vedere, dici, ok, può funzionare, può essere una bella idea, e apprendo alcuni concetti della finanza personale che reputo interessantissimi e che ho applicato al mio modello di business, ovvero diversificare, che è il concetto più basilare degli investimenti, diversifica il portafoglio. Io lo sto applicando adesso con diversifica i miei progetti. Quindi, invece che cercare di puntare tutto e per tutto sul realizzare un'attività unica che mi faccia guadagnare tantissimo, preferisco realizzare poche attività, cioè diverse attività, e non una sola, che mi portino un tassello di quello che voglio guadagnare. Ho cercato di fare mente locale, ho detto quanto vorrei guadagnare, e mi sono risposto allo stato attuale, con un tasso di inflazione attuale, 10.000 euro al mese, che sono tantissimi, me ne rendo conto, al netto delle tasse, quindi sono tantissimi, uh-huh. Ma questo è il mio obiettivo di vita attuale, poi con l'inflazione aumenterà, però, per capirci. Okay. Questi 10.000 euro al mese, un conto è realizzare, come ho detto, un'unica attività
con 10.000 euro che ti porta 10.000 euro al mese, che è complicato, un conto invece è avere 10 progetti da 1.000 euro e già la cosa diventa un po' più fattibile. Okay. Problema però è che devi avere il tempo di riuscire a gestire 10 progetti differenti, che però hanno comunque una serie di vantaggi. Per esempio il fatto che se ti fallisce il progetto perfetto che avevi messo 20 anni a realizzarlo, ti ritrovi senza lavoro. Ed è il grande problema di chi è dipendente, a mio parere, che non concepisce mai che l'azienda sua possa fallire oppure che possa essere sostituito, ma quello ha più a che fare con la comprensione del mondo e col business. Ok. Però il mio business può fallire su Amazon da un momento all'altro e ho avuto degli intoppi che mi hanno fatto capire che effettivamente potrebbe fallire. Quindi che fai? Cambi qualcosa. E ho cominciato a studiare gli investimenti, ho cominciato a crearmi un canale su YouTube molto piccolo, ma in realtà quello che ti ho detto, io non aspiro ad arrivare a guadagnare 10.000 euro al mese come canale YouTube. Io voglio semplicemente raccontare come va il mondo, secondo me, che è un mondo molto impregnato di un pessimismo generico veramente sulla robotica, sui problemi, e che punterà ad arrivare a guadagnare 1.000 euro al mese. E sai meglio di me, 1.000 euro al mese non è un obiettivo così irraggiungibile. Sì. Parallelamente però dovevo pensare ad altri 8 progetti, ma è un discorso che si prolunga nel tempo, non è il mio obiettivo guadagnare tutto quanto adesso. Sì. Banalmente arrivare a questi progetti. Attualmente l'unico progetto che effettivamente mi fa guadagnare è Amazon, effettivamente mi ha raggiunto il mio obiettivo, anche un po' di più. E da qui ho cominciato a divulgare i miei contenuti su YouTube. Parallelamente ho aperto una mia attività con il regime forfettario attualmente, che parla della gadgettistica e che vende all'esterno dei canali di vendita online. Okay. Vende prettamente all'ingrosso, ovvero ai negozianti, perché puta caso scoppia una guerra e internet dà dei problemi, soprattutto per questo tipo di connessione, perché non si sa mai. La storia ci ha dimostrato che, nonostante sia fortemente improbabile una nuova guerra, un nuovo problema, non è da escludere totalmente. Quindi qualora internet chiuda, io sono a posto che intanto questo continua a vendere. Cioè, il ragionamento è sempre quello. Quindi io con 1.000 euro so che posso campare per adesso, perché il concetto è: guadagni tanto ma non alzi il tuo stile di vita. Ok. Che è il grosso problema che molte persone non riescono ad avere. Quindi a me non interessa della macchina grossa, non me ne frega niente di queste cose. E parallelamente ho aperto questa mia attività. Attualmente sto collaborando con Domenico, non per guadagno, ma perché mi piace divulgare. Sì. Ma capisci bene come questo ti porta ad avere un tempo molto limitato, perché loro sono 24, quindi devi avere una gigantesca. Una routine perfetta di come ti devi muovere. Devi saperti organizzare, diciamo. Sì, tantissimo, perché ti ritrovi al fatto che non hai praticamente il tempo. E il tempo come te lo trovi? O lo deleghi a qualcun altro, oppure ti trovi dei business che riescono ad essere, dopo aver creato tutta la struttura, abbastanza scalabili. E da qui un altro progetto che ho realizzato, che adesso praticamente stiamo all'ultima battuta, anzi forse non so quando verrà pubblicato il video, ma probabilmente sarà quasi uscito, ovvero un gruppo su Telegram ho creato a pagamento, o meglio, un gruppo su Telegram che permette di mettere in contatto i clienti con alcuni tipi di venditori, che possono essere piccole e medie imprese, hobbisti, chi in generale fa i lavoretti, con i clienti, perché ho scoperto, andando a parlare con tutte quante queste piccole, sto parlando tantissimo, andando a parlare con tutte queste piccole e medie imprese, mi sono accorto di una cosa, che l'Italia è molto indietro, ma tanto indietro, cioè gente che dice ok, cominciamo a investire su un sito e vediamo come va, quando non c'era tutto un piano su come pubblicizzarlo, quindi si stava molto indietro e a mio parere buttavano i soldi. Quindi ho pensato ok, cerchiamo di creare qualcosa per dargli una mano, un agglomerato di aziende all'interno di un gruppo in abbonamento, dove i clienti non pagano ma pagano soltanto i venditori. E in questo modo però la contrattazione mi rimane privata, non svaluto il venditore, perché parlano tra di loro, non è come Amazon che tende a svalutare i venditori, ma semplicemente punta tutto sul prodotto, e questo è un altro modello di business. Okay. Poi certo, comunque ha un minimo di attività, ma abbastanza risicata. E comunque, se siete interessati, si chiama Mercatino Digitale, se volete farci un salto quando sarà online, mi fa molto piacere. Me lo segno subito, perché poi magari lo espanderai anche all'estero, che ne sai, magari troverai anche persone all'estero e così posso essere aiutato anch'io col Mercatino Digitale.
Guarda, ma molto volentieri. A me la cosa tanto è l'importante, l'idea importante è che mi arrivino questi 1.000 euro, perché preferisco veramente avviare più progetti differenti piuttosto che espandere il mio progetto attuale, che è una scelta un po' contorta, perché spesso e volentieri si dice no, devi puntare in alto, sì, però se poi va male, per qualunque Telegram chiude, che fai? Hai basato tutta la tua cosa su Telegram, Telegram chiude, oppure non permette più di fare questo tipo di cose, che fai? Perché invece hai scelto queste tre tipologie di business e non altre? Hai avuto, diciamo, al di là dello studio che hai fatto, c'erano altre magari possibilità, potevano esserci altri business profittevoli. Come mai ti sei orientato su queste tre e non su altre tre, ad esempio? Cos'è che ti ha convinto? Allora, io ho provato altre cose in generale, ho provato match betting, però non potevo ottenere i guadagni che speravo, inoltre aveva tutta una serie di problemi per cui ho deciso di accantonare. Ho mezzo ideato di fare Shopify con il dropshipping, però anche quello non mi è piaciuto, come, proprio come modello di business aveva delle lacune, delle problematiche che non mi aspiravano. Con Amazon invece ho trovato una sorta di logicità, di logica molto lineare, ovvero io compro i prodotti in stock e te li rivendo al dettaglio, che è esattamente quello che fa un qualunque negoziante, semplicemente utilizzi Amazon come canale di vendita. Il vantaggio di Amazon è che stanno tutti quanti su Amazon e che hanno in generale una sorta di scalabilità abbastanza semplice da realizzare. Poi non è così, perché io comunque i prodotti non è che me li compro e li rivendo, no, li devo preparare, devo realizzare tutta una serie di cose che mi occupano anche abbastanza tempo, ma che in generale posso delegare poi a qualcun altro, potrò delegare quando mi sentirò pronto a prendere qualcuno. Questo per quanto riguarda Amazon. Per quanto riguarda YouTube, perché io sono nato, cioè sono cresciuto con YouTube, con YouTube delle recensioni, quindi da lì ho cominciato a guardarmi tutti i video, ho sempre guardato video, quindi ormai... So good, so bad, la ricordi quella frase? Sì, so bad, so good, sì, tantissimo. Titanic 2 ai tempi, e da lì sono partito, ho detto, ho sempre guardato YouTube, ho detto no, se devo fare qualcosa, se devo parlare di questo, preferisco YouTube, veramente, perché e mi rendo conto di quanto sia effettivamente un business abbastanza scalabile, o meglio, non è scalabile perché tu devi costantemente creare contenuti e scrivere contenuti, parlare, registrarli, montarli, pubblicarli, occupa tantissimo tempo, per cui ho deciso di lavorare un'ora al giorno per tutta la settimana. Tutte le settimane ti creo il video per la settimana dopo, scrivo i video in un giorno, li monto in un altro, quindi devo essere anche abbastanza serrato con le idee, che è il grande problema un po' in generale, però anche questo è abbastanza scalabile perché può ottenere, ti può dare tantissimo. E inoltre YouTube ha un fattore che non tutti pensano all'inizio, ovvero ti crea un network. YouTube ha il grandissimo potere di riuscire a... Io sto parlando con te perché ai tempi ho deciso di fare un'intervista con Domenico. Io così con 50 iscritti ho detto, senti, io voglio parlare con Domenico, voglio intervistarlo. E Domenico è stato così gentile da farmi un'intervista. Ha detto, senti, a me mi piace come fai video, io ti voglio mettere all'interno dei miei video. Domenico di Vivere di Dividendi. Adesso attualmente lavoro all'interno, collaboro con Vivere di Dividendi. Non per soldi, anzi, anche perché non è per una questione economica, ma perché ti diverti, ti piace proprio farla. Io mi diverto tantissimo a farlo. E questo è vero che stai praticamente lavorando gratuitamente, ma ti porta ad altre possibilità, ad altre cose che non avevi magari considerato. Ed è per questo che dici, ok, investo in questo, piuttosto che magari una pagina Instagram, una pagina Facebook, investo in questo, per questo tipo di ambiente, perché l'ambiente di finanza è un po' vecchiotto il pubblico rispetto al pubblico giovanile, purtroppo, quindi un TikTok non andava bene, anche perché gli argomenti vanno approfonditi, vanno spiegati con calma, poi lo sai meglio di me sicuramente. Questo per YouTube. Per quanto riguarda invece l'ultima cosa del settore del gadget, perché uno, il gadget di per sé non ha un costo alto e dunque può essere tranquillamente, ho potuto entrare senza troppe barriere all'ingresso. Due, può avere un pubblico potenzialmente infinito, perché puoi parlare con il al dettaglio, puoi vendere te a te cliente, puoi venderlo alle aziende che vogliono rivenderlo e anche alle associazioni, per esempio, dipende un po' dal gadget che hai. Quindi, associazioni contro il cancro, noi abbiamo lavorato, associazioni uova di Pasqua, quindi insomma puoi avere un mercato ampissimo, piccoli commercianti, quindi insomma puoi avere veramente tanto anche soltanto a livello nazionale. Puoi diversificarsi in maniera ampia, diciamo. Sì, tantissimo. E inoltre, infine, Telegram, perché
era il miglior modo, secondo me è stata la migliore piattaforma per riuscire a connettere privati e clienti in maniera che facessero tutto loro, cioè io non devo fare nulla, sono i venditori che mettono loro i prodotti, poi io controllo ovviamente, certo, però sono loro che mettono questo, grazie ai bot di Telegram, io ho dovuto pagare un programmatore che mi realizzasse questo, ma ti crei il bot su Telegram, loro mettono i prodotti, questi altri li vedono, ci contattano, ma fanno tutto tra di loro, e era la piattaforma migliore per fare una cosa del genere, anche perché con Facebook o Instagram non si poteva fare, e altre piattaforme, crearti un sito era troppo difficile, troppo dispendioso in termini di tempo, quindi ho detto, senti, sai che c'è, facciamo in questo modo qua, con tutta una serie di problemi, perché comunque snello, Telegram non è che lo usa. È molto più snello magari di creare un vero sito web, o comunque anche andare su Shopify, come si diceva prima, è una cosa più immediata. Una volta creato il bot è tutto automatico. Esattamente, esattamente. E poi, dato che funziona a livello di pagamento, a me tecnicamente l'abbonamento costa 12,90€, 99, tolte tutte quante le spese, tolto tutto, tasse, spese, tutto quanto, io comunque, perché comunque come tutti, non mi serve un numero relativamente alto per arrivare al mio obiettivo di 1000€, capito? Io entro su questa logica qua, quindi preferisco fare tante cose. E niente, questa è la mia storia, questo è quello che faccio. E come mai hai, secondo te, sei in questi progetti, hai avuto delle difficoltà, hai detto all'inizio, però comunque sembra che siano ingranati, vadano bene, perché pensi di esserci riuscito? Magari molte altre persone sono partite e invece hanno abbandonato, non sono riuscite, hanno trovato difficoltà e hanno proprio lasciato perdere e sono ritornate magari a fare il dipendente. Ci sono delle cose che ti differenziano magari da altre, diciamo, potenziali imprenditori? Sì, recentemente ho risposto a questa domanda e ho pensato, non tutti possono fare imprenditori. Non è vero, non tutti siamo nati per esserlo. Cioè, tutti possono esserlo potenzialmente, ma per essere imprenditore tu devi avere un mindset, devi avere un'outlook alla vita molto particolare, perché quando io sento per esempio parlare di rischio in Apple, a me mi viene da ridere, perché io sono abituato con uno stress, con un rischio costante di dover di fallire con le mie attività, che per me, quando parliamo di rischi negli investimenti, mi sembra veramente tutta una cosa, tutta all'acqua di rose, perché dici, vabbè, sono abituato a ben altro, quindi devi avere una concezione molto improntata verso il rischio. Io adesso me lo posso anche permettere, e non l'ho mai nascosto, perché vivendo ancora a casa, mi posso permettere di costruirmi questo, ma secondo me è anche lì il dare il meglio con quello che hai, no? È come quando c'è gente, cercavo di spiegare a delle persone adulte, guarda, devi risparmiare, devi cercare di spendere questo, cerca di investire, e mi dicevano, vabbè, ma tu parli facile, perché tu per esempio, non so, non devi pagare l'acqua, non devi pagare l'elettricità, ho capito, però il concetto non è che cambia, cioè, capito in che senso, l'importante è cominciare, partire da qualche parte, no? Poi questo lo saprai meglio di me. Sì, sì, beh. E niente, poi non è vero che non ho fallito, anzi, io ho fallito tante volte, e non ti nascondo che diverse volte ho rischiato, ho detto no, basta, lascio perdere tutto quanto. Okay. Semplicemente la mia paura del mondo che si proietterà di fronte a me nel futuro, uh-huh, mi fa desistere e dire no, devi per forza portare a termine questo, perché altrimenti non ce la fai, cioè non ce la farai proprio tu, Daniele, e non ce la farà nessun altro, perché a mio parere il lavoro come lo conosciamo adesso verrà spazzato via in pochissimi decadi, perché la rivoluzione digitale, la robotica sostituiranno non solo i lavori poco specializzati come può essere un cassiere oppure un operatore all'interno dei benzinai, ma andrà poi a distruggere anche il lavoro molto specializzato, come ho detto, come un chirurgo, come un medico, andrà tutto digitalizzato, e se tu non ti crei un cuscinetto, un qualcosa di base dove poterti muovere, che poi neanche ha detto che io ci riesca, perché se crollassa tutta quanta l'economia poi bisogna vedere quello che si fa, però storicamente i ricchi alla fine sono sempre rimasti ricchi, cioè non hanno mai avuto grossi problemi, poi sono stati poveri a morire di fame. Okay. E per quanto possa essere brutto da dire, io, dato che non voglio morire di fame, ho detto, senti, da 20 anni ho deciso di puntare tutto su questo, poi se andrà male alla fine io mi sono divertito, perché comunque è divertente farlo. Hai praticamente quell'allergia, la stessa allergia che ho io, no? L'allergia alla fame, alla povertà. Per cui bisogna, diciamo, promuoversi per fare qualcosa. Ma oltre ad imprenditore, oltre ad imprendere, sei anche un investitore, sei un risparmiatore seriale? Allora, sì, io di base sono chi, cioè non è che sono il vecchio. Così, io, sì. Ti chiamano Tirannosauro? No,
me tantissimo, cioè, ma io sono vissuto, infatti io non, ho sempre cercato di chiedere pochissimi soldi in generale, poi me ne hanno sempre dati, per carità, ma sono sempre stato quel tipo di persona che non voglio chiederti soldi, quindi preferisco uscire il sabato sera e non spendere niente, ma della serie che io alle superiori venivo preso in giro perché mazza che non offre in caffè, non avevo i soldi materialmente per offrire il caffè, quindi mi dispiace. Quindi sono sempre stato abitato come quello che non voleva spendere, però d'altra parte io ho imparato che puoi risparmiare tantissimo. Io attualmente cerco di spendere solo il 10% di quello che guadagno, che è pochissimo. Devo dire che non ci sono quasi riuscito per diverso tempo, anzi molte volte ho fallito, però il mio obiettivo è spendere il 10%. E tu mi dirai, ma come fai a vivere con il 10%? Basta guadagnare di più. Cioè se io so che voglio spendere solo 1000 euro, basta guadagnare 10.000 euro. Lo so che è molto facile a dirsi, poco a farsi, però quella è l'idea. Beh, però se ti dai l'obiettivo, prima o poi, se lavori per costruirlo, ci arriverai. A me nel concetto. Esattamente. Il mio ultimo progetto, quello che so che alla fine vorrò portare come ultimo business, almeno dovrebbe essere così perché è più complicato, è quello degli investimenti, perché io voglio vivere con anche 1000 euro derivanti dai dividendi netti. Facendomi un conto poi in generale, parlando con Davide, con Domenico, cose del genere, ho riscontrato che all'incirca per avere 1000 euro mensili mi servono 500.000 euro investiti in dividendi con un rendimento di circa il 4%. Sì. Giù di lì. Era 460.000 euro, ma poi dopo parlando un po' di tasse, di doppia tassazione, cose del genere, circa 500.000 euro. Sì. Ovviamente pagherò qualcuno che mi aiuta, un Davide della situazione, ovviamente non faccio da solo perché non sono sciocco. Okay. Però sì, io ho studio tantissimo investimenti, cerco di studiarli molto, anche se mi mantengo attualmente sugli investimenti quelli un po' più tradizionali, quindi azioni, ETF, pochissime obbligazioni, ma tutta roba tipo CFD, trading e cose del genere, ma perché proprio non mi interessa, perché occupa tanto tempo per capirla, occupa tanto tempo nell'applicarla, e sai meglio di me che i rendimenti non sono così stellari da farti dire ok, abbandono gli investimenti a lungo termine per concentrarmi sul trading. Quindi io quello lo lascio proprio perdere, non che non lo considero, che non lo conosco, perché comunque con Luca, sempre che collabora con i miei dividendi, guardo i suoi video, guardo in generale i video su YouTube, vedo come funziona, però non mi ha mai interessato più di tanto. Mi interessa molto di più capire l'azienda, anche perché a mio parere la cosa più importante è capire il business dell'azienda, perché altrimenti non può andare da nessuna parte. I valori come il vantaggio competitivo, il posizionamento sul mercato, il marketing, tutti questi fattori che fanno veramente la differenza tra il successo e il fallimento. Il management anche molte volte conta, e viene tralasciato, e magari conta più del resto molte volte, perché lo sai che c'è, è molto complicato riuscirlo a divulgare, cioè è complicato riuscire a trasmettere quanto sia importante il management. Con un'altra volta ci stavo pensando, ho detto ma sai, vorrei fare un video sul management, però non è semplice da applicare, anche perché tu parli del management di Apple, ok, però che vuol dire, come ti poni, come ti approcci, che però è un passettino che dovresti fare, che si dovrebbe fare. Quindi il mio obiettivo è arrivare alla fine di guadagnare questi 500.000 euro e poi investirli anche quelli per arrivare a altri 1000 euro mensili, che in teoria dovrebbe essere l'investimento più solido che dovrei avere, circa. Poi devo sapere che alla fine non è niente solido. Niente è sicuro, soprattutto dopo quello che è successo in questo periodo, dove molte aziende storiche da dividendo tipo Disney l'hanno tolto momentaneamente. Sì. Però comunque, e invece... quanto investi al mese in percentuale? Riesci a investire un 20% di quello che guadagni, di più, di meno? Allora, stiamo parlando di investimenti in azioni oppure dici investimento in generale? No, investimento... Sì, vai, spiega. Allora, investimento in azioni, sì. Attualmente, guarda, non ho neanche cominciato, cioè ho fatto un 300 euro, ho detto voglio mettere 300 euro su tot, un piccolissimo portafoglio di 4-5 aziende, giusto per capire un po' la concezione del come si entra, come si guarda l'azione, quanto ci starei sul telefono appresso a controllare, quel tipo di ragionamento, cioè volevo più studiare me stesso, quindi non era per guadagnare, anche perché ho 300 euro che vuoi fare, però, quindi questo da una parte, però ho un fondo, la mia idea è quella di portare a casa un 10% di spese necessarie a cantoni per crearti un fondo di emergenza, successivamente con un altro 10% che poi dopo diventerà il 20% di spese perché avrai costituito il tuo fondo di emergenza che idealmente dovrebbe essere di altri 10.000 euro, quindi questo è il mio obiettivo. E, il 10% te lo metti in investimenti, te lo metti da una parte negli investimenti,
e sono al 30%, un altro 10%, poi invece in progetti a lungo termine, che possono essere due principalmente, l'anticipo per la casa e un fondo per un futuro business, che poi anche io ho tutta una mia idea di come dovrebbe essere comprata una casa, particolare sempre per non buttare soldi, il rimanente 40% io ci investo in altre cose e pago in generale tutte le spese che ho, perché comunque il commercialista ce l'ho anch'io, le spese di spedizione, visto che vendo anche online, gli abbonamenti in generale ad Amazon, cose del genere, ce l'ho anch'io, e quindi questo, quindi io cerco di spendere pochissimo, che non è facile, cioè non è per niente facile, il mio vantaggio è che non devo pagare cose tipo il cibo, ecco. Ma di queste famose 10 fonti di reddito che vuoi raggiungere, quindi al momento, se ho capito bene, ne hai 3 o 4? Allora, ne ho che funzionano 100%, Amazon, che è l'unica che effettivamente funziona. Sì. E, l'azienda dei gadget, quella sta ingranando, ma non sono ancora arrivate a 1000 euro mensili, metti, okay, tranquilli, quindi quello ci vorrà ancora un po'. Uh-huh. E il canale su YouTube, che anche quello si sta sviluppando, adesso porta a zero, ma in realtà è un progetto sempre di lungo termine, perché come al solito il mio obiettivo non è arrivare adesso a guadagnare 1000 euro al mese, però arrivarci anche fra 3 anni, piano piano, con calma, però consistente, in maniera consistente. E, il gruppo su Telegram, che è stato appena lanciato, ma che in teoria questo dovrebbe avere dovrebbe essere abbastanza veloce a livello di guadagni, perché anche lì ho fatto un lancio di i primi 100 venditori non pagheranno fino al 2022, non pagano per entrare, quindi comunque se siete interessati, se siete venditori e volete partecipare, scrivetemi, e se sono ancora liberi i posti vi faccio entrare, non dovete pagare nulla fino al 2022, fino a gennaio del 2022, e anche questo si sta sviluppando, e poi gli investimenti, che sono un progetto che dovrà sviluppare poi, capito? Quindi questa è un po' l'idea. Ok, e invece tu mi dicevi poco fa all'inizio che richiede tantissimo tempo quello che fai, pur essendo business scalabili hai tantissime cose da fare, sì. Come fai a organizzarti, ad essere ligio nella tua routine giornaliera? Hai delle tecniche, hai imparato qualcosa o sei, diciamo, di carattere già organizzato? Allora, a me piace molto l'organizzazione, io mi trovo bene nella routine, lo so che è una cosa noiosissima, proprio da vecchio, da dire, ma io mi trovo... confortevole per me la routine, ma non è che faccio solo quello. Io, per esempio, mentre lavoro, nel lavoro più prettamente manuale, comunque guardo sempre YouTube. Io sono un continuo informarmi, perché altrimenti senza informazioni io non so dove andare, senza studiare, senza apprendere, ascoltare audiolibri, guardare qualcosa, non ce la farei. Comunque io ho sviluppato una sorta di macro gestione del mio tempo per cercare di svilupparla, con ovviamente le dovute eccezioni. Ad esempio, sveglia alle 7 tutti i giorni, a lunedì e venerdì, e mi alzo subito, vado a mangiare, mangio fino alle 8, dalle 8 comincio direttamente a lavorare e non stacco, okay, fino all'una, poi dall'una comincio a mangiare. Attualmente, con una divisione del business, sto cercando di impostare in maniera differente. Ad esempio, alle 7 mi sveglio e comincio a il lunedì scrivere 2 video, il martedì scrivere altri 2 video, mercoledì registrare tutti i video e il giovedì montare video e il venerdì pubblicare video, quindi cercare di farlo questo in un'ora e mezza durante la mattina, poi mangio, vado direttamente a lavorare durante l'azienda, per quanto riguarda l'azienda del gadget, oppure vado in palestra, dipende un po' da quello che voglio fare. Adesso la palestra no, però monta più l'anno, faccio quello, sì. E dall'una, poi dall'una mangio, poi dopo successivamente mi dedico sempre dalle 3 alle 5 e mezza circa del tempo da dedicare agli altri progetti che mi occuperebbero del tempo, che ho sempre qualcosa da fare, tra YouTube che c'è qualcosa che non va, tra Telegram che devo parlare con il programmatore, tra Domenico che gli parte l'idea e quindi bisogna cercare di svilupparla. E poi dopo successivamente mi dedico la serata un po' a me, vado in palestra, e poi dopo successivamente la serata o la passo con la ragazza o la passo con mio fratello oppure in famiglia poi in generale, fino a che non vado a dormire. E lo so che può sembrare noioso, ma in realtà ti dà un senso, perché se tu fai tutto questo in un'ottica, ovvero voglio arrivare a questo perché l'azienda di gadget poi l'andrò a delegare e mi servono soltanto questo lotto di persone, il gruppo di Telegram poi si gestirà autonomamente, qui tutto questo progetto mi porterà poi successivamente magari a 30 anni a non riuscire a godere di quello che faccio e poter fare altro e dedicarmi più a qualcos'altro. Okay. Questo è l'idea, questo è il concetto. Comunque io posso dare qualche consiglio, sicuramente ci sono applicazioni comodissime
che ti aiutano a gestire il tempo. Io più che il tempo, perché non ho un grande problema, ho un'applicazione che si chiama To Do, che è un'applicazione che ti permette di registrare, di segnare, non so se ne hanno parlato. Di sì, sì, non ho parlato, ma la conosco bene, sì. Perfetto, ti permetti, che è fantastica, è stupenda, perché io almeno so esattamente quello che devo fare, il giorno dopo me lo imposto, mi arriva la notifica, lo faccio, ma io ho anche l'applicazione per bere, cioè che mi ricorda di bere ogni tot, quindi cerco di catalogare e di quantificare tutto quello che faccio, perché in questo modo mi riesco ad avere un obiettivo, un futuro, cosa che vedo che manca tantissimo in Italia, sia nelle vecchie generazioni, ma soprattutto nelle nuove. Rispetto a me, moltissimi dei miei coetanei sono molto più indietro su questo punto di vista, perché io comunque mi perdo in altre cose, tipo difficilmente esco perché non mi interessa, però in realtà difficilmente faccio delle attività troppo dispendiose, quindi non è neanche facile troppo questa cosa qua, ecco. Ok, prima di chiudere questa intervista ti volevo chiedere un'ultima cosa, secondo me la più importante. C'è tanta gente là fuori che ha più o meno le stesse idee, ha i tuoi stessi obiettivi, alle tue stesse aspirazioni. Se una persona oggi, il 4 novembre, stiamo registrando il 4 novembre 2020 questo video, volesse intraprendere la tua attività o comunque volesse diventare imprenditore di se stesso, quali consigli potresti dargli per approcciarsi a questo mondo? Allora, uno, non lo dirà nessuno, perché tutti quanti ti diranno che non lo devi fare, lascia perdere, quindi stai zitto, cerca di creare una cosa per te, falla fatta bene, e una volta che sei riuscito a creare almeno la struttura, poi puoi parlare alla gente, perché veramente è pieno di tutta quanta gente che poi alla fine non fa niente nella vita, che ti dice no, non devi fare questa cosa qua. Quindi punto numero uno, non lo dirà nessuno. Punto numero due, cerca un business adatto, ma non tanto adatto a te, alle tue passioni, quello sì, ovviamente è la base. Devi cercare, uno, qualcosa in cui sei bravo, qualcosa in cui sei effettivamente bravo a farlo. Due, che abbia la possibilità di rispettare i tuoi costi. Ad esempio, un canale su YouTube che ha tecnicamente zero costo, a parte metti un telefono, compri una luce, compri il microfono, in realtà l'hai fatto, fai quello e cerchi di adattare il business in base alle tue necessità a livello economico, che è una cosa importantissima. Per questo motivo magari il dropshipping potrebbe essere più indicato per chi vuole partire rispetto ad Amazon FBA, che comunque devi investire quei 2.000 euro iniziali che devi comunque portare avanti. Okay. E stai pronto, preparati a fallire, perché fallirai, io non mi vergogno veramente a dirlo, tantissime volte ho avuto diverse difficoltà che ti fanno desistere, però la mia fortuna è stata anche che ho avuto delle persone vicine che mi hanno aiutato ad andare avanti, però tieni pronto a fallire. Ricordati che i numeri non sono dalla tua parte, perché 9 startup su 10 falliscono se vuoi aprire un business più tradizionale. Quindi ricordati che i numeri non sono dalla tua parte, i parenti non sono dalla tua parte, gli amici non sono dalla tua parte, però se riesci a vedere quella luce in fondo al tunnel, no? Dici ok, io lo sto facendo per arrivare a questo, secondo me vale la pena farlo. Quantomeno vale la pena almeno informarsi e comprendere quanto effettivamente possa essere dispendioso. Ad esempio, il gruppo su Telegram, per dare un esempio molto così, non occupa eccessivamente tempo, potrebbe essere tranquillamente affiancato a chi fa un altro lavoro. Poi certo, ci devi stare dietro, devi perderci tempo, devi cercare di farlo ingrandire, cose del genere. Però magari cercare un piccolo business, avere un podcast, qualcosa di cui vuoi parlare, qualcosa di cui ne sai a palate, e dici, senti, io voglio fare questo qua la sera prima di andare a dormire. Nessuno ti chiede di fare una cosa del genere. Oggi proprio ho parlato con il commercialista e mi ha detto, in Italia l'iniziativa economica è sempre ben accetta. È una cosa che proprio aiuta tutti quanti, aiuta te a crescere, a diventare qualcuno, aiuta altre persone, perché magari tu dai lavoro ad altre persone e quindi quelli guadagneranno da te, oppure ispirerai altre persone a fare altrettanto. Io mi illudo, spero che possa aiutare qualcuno a svilupparsi, a crescere in generale. E niente, quindi questa cosa qua, alla fine prova, cioè se non hai niente da perdere prova. Certo, un discorso diverso è se hai una famiglia, ma visto e considerato il futuro, a mio parere c'è un libro che è perfetto secondo me, che si chiama Homo Deus, penso che tu l'abbia sentito, l'abbia letto. Come si chiama, scusami? Homo Deus di Harari. No, e che penso, è un libro che va letto, che secondo me va letto e chiunque dovrebbe leggere. Io l'ho regalato a chiunque per Natale, e ti aiuta molto a entrare nella concezione di che cosa si sta sviluppando, e quantomeno cerca di capire che se non lo fai perché ti piace, quantomeno fallo perché potresti seriamente rimanere in una condizione tale che non riuscirai a vivere per quello che fai, perché alla fine un datore di lavoro che preferisce comprare un robot piuttosto che te, perché fa quello che fai tu,
magari anche meglio, magari anche costa di meno, mi porrei due domande. Ecco, quindi magari se non vogliamo vederla così tutta felice, guardiamola un po' così, un po' triste, però entra, prendi consapevolezza di questo, almeno quella, questa è la mia visione, e agisci di conseguenza, ecco. Perfetto. Beh, abbiamo chiuso con un pensiero molto ma molto profondo, quasi filosofico, devo dire. Però è importante far capire alle persone che intraprendere delle attività imprenditoriali, diciamo, essere imprenditore di se stesso porta delle soddisfazioni, potrebbe portare delle soddisfazioni, ma trascina con sé anche dei possibili fallimenti e delle delusioni. È stato un vero piacere averti qui con me nella serie delle mie interviste, perché ti conoscevo poco anch'io, in questo modo ti ho conosciuto in maniera più profonda, mi ha fatto molto piacere. Ti ringrazio tanto di essere stato qui con me oggi, Daniele. Ringrazio a te anche tantissimo, Pasquale, grazie a tutti. E magari poi più avanti ci sentiremo per altre collaborazioni, magari facciamo qualche altro video insieme, mi farebbe molto piacere, perché insomma io ho delle lacune su alcune cose e mi piacerebbe appunto approfondirle con te. Tra l'altro, quando finisce il video, che carico tutto, monto tutto, se mi puoi mandare tutti i link del tuo gruppo Telegram e tutto quello che è, li lasciamo qui sotto in descrizione per chi volesse conoscere Daniele sul suo canale YouTube, ma anche su tutte le altre attività. Ovviamente lo trovate lunedì sulle dirette di Dividere e Dividendi, ma pubblica anche un video a settimana su quel canale. Domenica mattina, sì. Esatto. Allora, grazie a tutti quelli che hanno seguito il video fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao Daniele, ciao a tutti. Ciao ragazzi, grazie ancora.